Il mondo dell'informazione più che distratto è attratto solo dagli estremi, e cioè dalle difficoltà e dai momenti di crisi legati o a un caos nella raccolta dei rifiuti nelle grandi città, ovviamente i cassonetti strapieni, ricolmi, vengono ripresi e mostrati immediatamente, oppure dalle crisi che si scatenano fra le popolazioni che rifiutano ogni tipo di insediamento vicino casa loro, si tratti di inceneritori, termovalorizzatori o discariche, senza la capacità di capire che mentre il termovalorizzatore è una soluzione, addirittura una risorsa, ovviamente la discarica è un pericolo. Quindi è assolutamente necessario ricominciare dal mondo dei media a far capire che i rifiuti non sono un tema attraente, ma sono un tema fondamentale per garantire la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente. Bisogna che i media capiscano e quindi poi raccontino che il rifiuto è una dimensione fondamentale della nostra economia del benessere, della nostra economia del consumo, e che di conseguenza, per chi vuole salvarla, l'economia del benessere e del consumo, bisogna che questo rifiuto sia innanzitutto un rifiuto molto poco inquinante, e adesso è esattamente il contrario, ma poi sia soprattutto un rifiuto che viene riciclato per poter essere riutilizzato in forma diversa. In questo modo noi andiamo verso un'economia del consumo e del benessere che, anziché danneggiare, arricchisce, perché dà il via a una nuova economia di tipo assolutamente sostenibile.